Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo i titoli del sommario. C'è grande attesa a Loreto per l'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella. Martedì mattina accenderà la lampada della pace per i politici e l'intera umanità. Fanno esplodere una bomba carta davanti ad un'abitazione a Fermignano. Residenti spaventati, il sindaco denuncia tutto ai carabinieri. Con una settimana d'anticipo aperti a Fano gli asili nido cittadini. Il sindaco Serri: è stato un grande sforzo, ma siamo soddisfatti. Stop al fermo pesca. Dopo 40 giorni tornano in mare i pescherecci di Fano a fargli visita prima della partenza dal porto. Il sindaco Serri. Edizione ridotta del nostro telegiornale per dare spazio tra poco alla diretta da Loreto. In primo piano però nel nostro TG, e lo avete sentito dai titoli, l'episodio che si è verificato ieri sera a Fermignano. Qualcuno ha fatto esplodere una bomba carta davanti ad un'abitazione di via Primo Maggio. Il forte boato ha spaventato i residenti, che hanno allertato le forze dell'ordine, anche se le ipotesi più accreditate è quella di uno scherzo di un gruppo di ragazzi. Intanto il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi, annuncia che sporgerà denuncia. Un botto grossissimo. Si è sentito? Altro che. Siete usciti in strada? No, io sono rimasta dentro dalla finestra di casa perché non sapevo cosa poteva essere stato. Grande spavento ieri sera a Fermignano. Intorno alle 22.45 si è sentito un forte boato che ha allarmato i residenti di via Primo Maggio e tutto il vicinato. Dai primi accertamenti pare che qualcuno abbia fatto esplodere una bomba carta di fianco alla porta d'ingresso di questa abitazione. I proprietari non erano in casa, ma stavano rientrando da una vacanza in Sardegna. Ad avvisarli sono state le forze dell'ordine. È caduto lì il coperchietto del campanello, ma niente di grave. Però vuol dire, non è tanto quello che è successo, è l'atto che non va bene, è l'atto che non è, per dei ragazzi di 13-14 anni mi sembra un po' esagerato. E poi non è neanche colpa loro, secondo me è colpa dei genitori. Qua fino ai 4 e mezzo, alle 5 del mattino, ai giardinetti, è una roba incredibile. Ci hanno fatto di tutto, distrutto canne nell'orto, hanno spaccato tutto. E purtroppo la gente parecchio hanno paura, probabilmente è quello. Se ce n'è uno che tenta di fare qualcosa, questo è il risultato. Che mia moglie quella sera aveva chiamato i carabinieri perché non se ne poteva più. Cioè, quindi, secondo lei è una sorta di ripicca? Penso di sì, sicuramente sì. Schiamazzi notturni e atti vandalici vanno avanti da mesi, ci racconta signor Antonio, e la conferma ci arriva anche da altri residenti. Ancora mi tremano le gambe. Era forte? Una roba, ho sentito dalla piazza di Fermignano. Dopo io ho telefonato io, i carabinieri. Secondo lei è un gruppo di ragazzini o qualcuno di più? Un gruppo di ragazzini che vengono lì ai giardinetti, la sera hanno fatto un macello e hanno spaccato tutto, altalene. Il parco a cui fa riferimento è quello situato nella via parallela in piazza Palmiro Togliatti. Nei giardinetti a terra abbiamo trovato pacchetti di sigarette vuoti, bottiglie di plastica, lattine di Coca-Cola e cartacce varie. Anche il signor Giacomini ci racconta di schiamazzi fino a tardanotte. Mi sembrava che era scappato anche una macchina a metano oppure una bombola in casa, una cosa così. Dopo si è verificato che stamattina hanno detto che era un petardo, diciamo, pesante. Ma ultimamente fanno delle cose che non vanno fatte, che c'ha 15 o 16 anni o 14 anni, anche i genitori dovrebbero dire: guarda, quando è le 11 e mezzanotte al massimo torni a casa, ma non si può dire niente perché i figli o le figlie li abbiamo tutti e di conseguenza siamo un po' allo sbando. Sul caso indagano i carabinieri di Urbino, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. A seguire la vicenda è anche il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi, che ieri sera si è subito messo in contatto con le forze dell'ordine. Chiaramente sporgerò denuncia, come ho già fatto il 26 di luglio, perché non sappiamo se è sempre stato lo stesso gruppetto o meno, ma hanno fatto degli atti vandalici dove hanno rotto completamente un parco giochi facendo 15.000 euro di danni circa. Quindi insomma, forse c'è qualcosa che si è rotto in questi ragazzi, e va bene la noia, va bene la routine, però forse si sta esagerando, si è arrivati oltre. Siamo alla seconda denuncia, quindi di conseguenza dobbiamo cercare di capire che cosa sta accadendo anche a questi ragazzi, quindi dobbiamo porci un interrogativo: ma
soprattutto se devono porre anche i genitori, perché comunque sia non possono stare fuori questi ragazzi fino a un'ora così tarda, e comunque sia quello che si è creato, appunto, questo allarmismo che si è creato soprattutto ieri sera con questo botto enorme che ha svegliato tutta Calpino, e non solo, perché comunque sia le onde di riflesso sono arrivate fino a Vivo Borzaga, che nonostante comunque sia distante circa 1,5 km, vuol dire che forse si è arrivati troppo oltre rispetto a quello che si può fare. E oggi, con una settimana di anticipo, a Fano hanno riaperto gli asili nido. Hanno riaperto naturalmente dopo una lunga attività di pause e di chiusura. È stato difficile, è stato un grande sforzo, ma siamo soddisfatti. Sono le parole del sindaco di Fano, Massimo Serri. Dopo mesi di chiusura, oggi riaprono i battenti degli asili nido. Seppur l'apertura era prevista per il 14 settembre, infatti, il Comune di Fano ha deciso di anticipare la ripartenza di tutte le strutture della città, sia come prova generale per il futuro anno scolastico, sia per andare incontro alle esigenze delle famiglie, in modo da permettere a queste ultime di lasciare i propri figli al nido in totale sicurezza. Il primo cittadino, Massimo Seri, l'assessore ai servizi educativi e alle biblioteche, Samuele Mascarin, e Grazia Mosciatti, dirigente dei servizi educativi, hanno visitato personalmente alcuni plessi. È stato un lavoro difficile e importante, perché tutte le misure di sicurezza hanno richiesto un'organizzazione che è partita con largo anticipo, e quindi mi sento anche di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, a cominciare dalla struttura delle politiche educative dell'amministrazione comunale, a tutti gli operatori anche dei nido. Partiamo anche con soddisfazione, perché se ci guardiamo intorno pensiamo di essere forse gli unici che sono riusciti, ripeto, tutti in sicurezza, a partire con anticipo rispetto all'apertura normale. Disposizione in maniera appropriata degli arredi e creazione della cosiddetta bolla, ovvero una soluzione che vede ogni sezione divisa a sua volta in gruppi, i quali avranno insegnanti differenti in modo tale da limitare i contatti. Sono queste le misure che garantiranno la salute dei piccoli e delle rispettive famiglie. Predisposto anche un piano d'azione nel caso un bambino abbia sintomi. Abbiamo una buonissima rete tra famiglia, scuola, tutto il settore coordinamento, servizi educativi e i medici referenti. Quando succederà, speriamo di no, ma se succede, chiamiamo immediatamente la famiglia, che si mette in contatto con il pediatra, e poi sarà il pediatra a darci le indicazioni. Farà una prima diagnosi per valutare se è il caso di procedere con altri procedure, altrimenti insomma starà a casa qualche giorno, e poi nel caso in cui il pediatra ci dica che ci sono necessari altri accorgimenti, ci muoveremo per informare le altre famiglie e semmai chiudere la bolla dei bambini appartenenti allo stesso gruppo del bambino. Non succederà, confido che non succeda. E sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accendere domani quella che è da 22 anni la lampada della preghiera per l'Italia nella Basilica della Santa Casa di Loreto. Un rito che in quest'anno giubilare si estende praticamente a tutta l'umanità. Lo dice l'Arcivescovo Delegato Pontificio della Santa Casa, Fabio Dalcini. E il Presidente Mattarella sarà qui proprio ad accendere la lampada della pace. È un rito che si rinnova da 22 anni come espressione della preghiera per l'Italia, ma in quest'anno giubilare il rito si estende a tutta l'umanità. Non sarà solo preghiera per l'Italia, ma sarà preghiera per tutta l'umanità, che nella Santa Casa trova quasi l'icona di se stessa, l'icona di una grande famiglia di popoli. Accenderemo la lampada, il Presidente in persona la accenderà a nome di tutti, e quella lampada sarà posta nel punto più sacro della Santa Casa, sopra l'altare e di fronte all'immagine della Vergine, come ad esprimere tutta la preghiera che in questo giubileo, che ancora per benevolenza del Santo Padre è stato prorogato di altri 12 mesi, ci sia questa preghiera corale di tutto il popolo, di tutti i credenti, per i capi di Stato, per i capi dei popoli e delle nazioni, per tutti i governanti, per tutti i politici, perché siano loro i primi servitori della pace e siano i leali promotori della concordia e della fratellanza universale.
Questo è il significato che assume in modo particolare quest'anno il gesto che compirà il presidente Mattarella a nome di tutti noi. Stop al fermo pesca. Da ieri a mezzanotte sono ripartiti per prendere il largo i pescherecci ormeggiati al porto di Fano. A fargli visita prima della partenza il sindaco di Fano Massimo Seri. Abbiamo messo tutto a posto le imbarcazioni, risistemate tutte, riagevolate tutte, pitturate, controllato tutte le attrezzature di pesca e speriamo che ci sia il pesce. Dopo 37 giorni di fermo pesca la notte scorsa le imbarcazioni sono tornate in mare. Il blocco delle attività nell'Adriatico era iniziato il 1 agosto scorso da Trieste ad Ancona e ieri sera a mezzanotte i marinai hanno lasciato il porto di Fano non prima dell'ormai tradizionale saluto del sindaco Massimo Seri. È un modo per fare gli auguri per l'attività dell'anno, ma soprattutto sta a significare anche il rapporto che il mare ha con la nostra città, il legame che la città ha anche con il mondo della marineria, anche se ovviamente questo comparto rispetto al passato soffre e ha avuto maggiori difficoltà, però per noi rimane sempre un punto di riferimento e la vicinanza del sindaco è un po' così l'augurio e il saluto che la città fa alla ripresa dopo il fermo pesca. Messo subito al lavoro con i cesti di ghiaccio, il sindaco si è fermato per circa un'ora con i pescatori. Certo che siamo contenti, magari è anche un modo di avere una cosa più sociale, più di accoglimento e ci fa sentire meno duro il lavoro che affrontiamo. Ecco. 5 sono le imbarcazioni partite dal porto di Fano. Tra i comandanti c'è chi lavora in mare da una vita, come Alessandro Ciavaglia, marinaio da 38 anni. Una scelta dovuta alla grande passione per il mestiere nata sin da piccolo, quando guardava con ammirazione il padre pescatore. Un lavoro complesso, però i mezzi di adesso certo sono più comodi, insomma, ecco, ci risparmiano un pochettino la schiena rispetto a 30 anni fa. Ora si sistemano le reti e poi siete pronti? Sì, questa è l'ultima rete che dobbiamo imbarcare, li imbarchiamo adesso, 10 minuti e siamo pronti, aspettiamo la mezzanotte e poi molliamo gli ormeggi. Queste norme anti-Covid vi complicano un po' il lavoro o comunque riuscite ad andare avanti? Sul fatto del lavoro non ci hanno creato grossi problemi, stiamo attenti chiaramente, usiamo le mascherine proprio nei momenti che siamo molto vicini, se no a bordo abbiamo il mezzo è grande, quindi abbiamo gli spazi sufficienti per tenerci a distanza. Quanti siete a bordo? 5 persone, comandante, motorista e 3 marinaio. Da quanto tempo lavora in mare? Ah, 42 anni! Non ha mai cambiato mestiere, per quale motivo? È perché mi piace il mare, io voglio vedere proprio il pesce. Basta, mi sono stufa a vedere in terra. Il marinaio è così, aspetta sempre quella la sorpresa della vita. A che ora tornerete? Noi partiamo a mezzanotte di oggi e torniamo intorno alle 1 di domani per scaricare il pesce. Poi scarichiamo il pesce e ripartiamo subito fino a mercoledì sera. 48 ore praticamente senza dormire. Che cosa sperate di pescare? Cosa si trova? In questo periodo dovrebbero esserci abbondanza di moli, che è un pesce bianco, e di triglie, ma speriamo anche seppie, canocchie per poter soddisfare tutto il mercato di Fano e dei dintorni. Il mestiere più duro del mondo, però mentre voi vedete i delfini al delfinario, noi ce li abbiamo lì che ci mangiano il pesce quando salpiamo la rete. Le albe, i tramonti, voi andate in spiaggia da ragazzini a vederle, noi le vediamo sempre. Le stelle cadenti, noi siamo i primi che le vediamo. Poi anche il ritorno a casa dopo giorni di duro lavoro, rivedere la famiglia è una cosa bellissima, gli amici e tutti. E adesso chiudiamo il nostro telegiornale con due belle notizie di sport. La prima arriva da Roma, dove i giovani bocciofili di San Cristoforo Fano si sono laureati campioni d'Italia juniores a squadre. Una bella soddisfazione per la società del presidente Paolo Marchionni, che nel fine settimana ha disputato le Final 8 sui campi del CTF. La San Cristoforo ha sbaragliato il campo degli avversari, soffrendo di fatto soltanto nella semifinale, vinta agli spareggi, ai pallini, contro i bolognesi dell'Italia Nuova. La classe dei fanesi ha fatto la differenza sia nei tiri di precisione sia nelle partite di individuale, terna e coppia. Tommy!
e dalle bocce all'atletica, perché Alice Pagliarini, tredicenne di Ancona, ha sfiorato il record mondiale sui 60 metri piani al 32esimo meeting di San Giuliano a Macerata. Correndo in 7.62 ha stabilito la seconda prestazione italiana di sempre come cadetta dopo quella di Zainab Dosso, che ha totalizzato 7.51. Tra poco, dopo il telegiornale, ci sarà Missione Salute, una nuova puntata. Il dottor Gabriele Frausini ci parlerà di trombosi venosa profonda. A seguire invece, in diretta, come abbiamo detto, dalla Santa Casa di Loreto, il Santo Rosario. L'informazione invece sul canale 17 di Fano TV torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.